dicevamo, un appartamento completamente abitabile e rifinito, secondo me, anche con gusto. Ad esempio, guardate il portone d'ingresso, è stato lasciato quello di un tempo completamente restaurato, così come il camino è quello di una volta, sul quale chiaramente è stata fatta una rifinitura, diciamo degli anni 70-80, mi sembra a me. Anche da un punto di vista di arredamento, chiaramente l'appartamento conserva, lo vedete dalle immagini, quello stile antichizzato che molto spesso è una delle cose più ricercate all'interno di queste strutture dei centri storici. Piano cottura e piano lavello in muratura, soprattutto adiacente alla finestra che affaccia sul vicolo dal quale siamo entrati. Eccola qui, le due finestre, una da questa parte e una dall'altra, che vi sto inquadrando, garantiscono, oltre che una ottima reazione, anche l'illuminazione. Saliamo poi al piano superiore, dove c'è la zona notte, composta di due camere. Di fatto la prima è questa qui, intermedia. Vi faccio vedere il dettaglio dei pavimenti. Eccola qui, la prima è questa qui, intermedia, con la porta finestra che dà poi sulla parte più bella, secondo me, della casa. E la seconda camera da letto, in questa scala di fronte al bagno, dove tra l'altro sono state rispolverate delle pietre di un tempo. Eccolo qua. Dicevamo, l'altra camera, anche questa molto molto luminosa, con doppia finestra. Eccola qui, lo stile d'arredamento, tra le altre cose la tinteggiatura mi piace tantissimo. Camera che ha un affaccio molto importante, a parte questo comignolo frontale, ecco qui, scopre tutta la parte a sud di Toffia, con buona vista sul centro storico. Riscendiamo e ce ne andiamo a vedere quella che noi abbiamo definito la caratteristica principale di questo appartamento, che è quella di avere un giardino barra terrazzo proprio sul vicolo, come avevamo visto prima. Eccolo qui, il vicolo d'accesso, ed ecco qui questo spazio esterno, non grandissimo, ma comunque sicuramente comodo. Tra l'altro c'è anche l'acqua con la luce. Sicuramente comodo per mangiarci o per venirci a stare l'estate un pochino al fresco, con una vista da sopra i tetti che dà addirittura sulla campagna in fondo di Toffia. Su queste immagini io vi ringrazio e vi do appuntamento alle visite. Buongiorno.